io chiederò come parco il declassamento della strada. Il declassamento, a parere mio, della strada comporterebbe tutta una serie di possibilità di interventi che andrebbero verso, diciamo, una tipologia diversa da quella che oggi magari potrebbe offrire in quella categoria che si trova la strada. Evidentemente questa è una richiesta che io andrò a fare all'ANAS, al Ministero, perché chiaramente ritengo che ci voglia, è una cosa che i tecnici stanno studiando, un decreto ministeriale per il declassamento. È anche vero che l'ANAS ha chiesto al parco di fare uno studio per i corridoi ambientali, studio che chiaramente è in corso. Per il resto, evidentemente, faremo tutte le valutazioni che servono sulla questione. Ma questa è l'iniziativa che vuole fare il parco, che è un'iniziativa non di breve respiro, ma di lungo respiro. Chiaramente, da qui a quando è nato il parco, le situazioni sono completamente al 94 cambiate, le tipologie cambiate, le necessità sono diverse, e quindi a questo punto è anche giusto cercare di trovare per quella strada soluzioni diverse. Abbiamo assistito un po' a questo lavoro importante che ha messo a punto l'ANAS. Mi sento spesso con il comune di Pesaro, anche se appunto è un'opera che viene realizzata da ANAS tutto sul territorio pesarese, ma coinvolgendo il parco e noi facendone parte, è chiaro che ci vuole la massima attenzione. Forse sono stati sottovalutati alcuni aspetti dal punto di vista della protezione della fauna in principal modo, oltre che della sicurezza, ma sulla sicurezza si può lavorare. Bisogna capire se la scelta di installare New Jersey sarà una scelta definitiva o meno. Ci auguriamo che possa essere garantite ai fini della tutela di chi vive, della sicurezza, ma anche della fauna del parco, che è un po' il nostro fiore all'occhiello. Spero che si possano adottare delle misure che possano portare a un giusto connubio fra un'opera che ha la volontà, l'esigenza, come giusto che sia, di garantire la sicurezza su quel tratto di strada statale che comunque aveva dei numeri importanti di incidenti, quindi da un lato bisogna tutelare la sicurezza di chi utilizza quell'arteria, dall'altro però bisogna anche tutelare l'aspetto faunistico e quindi il contesto in cui ci troviamo.